La questione è destinata a tener banco ancora per qualche giorno nell'agenda politica cittadina. L'assessore al sociale Matteo Tosetto la scorsa settimana ha lasciato il partito di Forza Italia, del quale aveva la tessera in tasca da 26 anni e del quale era anche responsabile provinciale. E lo ha fatto sbattendo un po' la porta, dal momento che era stato l'unico assessore della Giunta Rucco ad esporsi in prima persona partecipando alla manifestazione di piazza organizzata per sostenere il governo di Mario Draghi. Quando poi Berlusconi e i vertici del suo partito hanno scelto di mandare a casa il Presidente del Consiglio, ecco che la scelta di uscire dal partito, come hanno fatto anche altri ministri di Forza Italia, è stata scelta quasi imposta. Prima di farlo e dopo averlo fatto, Matteo Tosetto dice di aver discusso con il sindaco Francesco Rucco, che peraltro a sostegno di Draghi aveva firmato un documento e il sindaco lo avrebbe invitato a mantenere il suo posto in giunta. Nel frattempo però da altre forze di maggioranza arriva l'invito non tanto a farsi da parte ma a chiarire se il progetto amministrativo è ancora condiviso. No, chiediamo chiarezza, che venga fatta chiarezza rispetto alla posizione che Matteo ha assunto su una questione di carattere nazionale che non può però essere tramutata in una crisi a livello cittadino e di amministrazione. C'è sempre stato pieno sostegno, ma serve chiarezza. Quanto al fatto che l'assessore sia da febbraio anche dipendente dell'Ulsotto, per quanto in aspettativa, serve ulteriore chiarezza. La questione è quella sicuramente personale, ma quando si ha un ruolo pubblico il confine tra l'aspetto morale e quello che deve essere dovuto ai cittadini è molto labile. Quindi chiarezza a 360 gradi. Oggi lo stesso Matteo Tosetto prende atto delle richieste dei partiti, ma assicura di voler proseguire nel suo impegno a favore dei cittadini. Sento il dovere ancora di dare delle risposte concrete alle famiglie in difficoltà della nostra comunità e sempre anche il dovere di concludere dei lavori che ho iniziato, non per ultimo il PNRR del sociale. Detto che Tosetto assicura di aver parlato con il sindaco prima e dopo le dimissioni da Forza Italia, non manca nemmeno lo spunto polemico. Se qualcuno vuole interrompere un percorso amministrativo delicato, preferendo i bisogni dei partiti e a discapito delle necessità della città, lo dica al sindaco. Non certo a me, e si assuma la responsabilità davanti ai cittadini, altrimenti mi lasci pure lavorare.